Con il super bonus 110% è effettivamente possibile trasformare la tua casa in 100% elettrica con una pompa di calore quasi gratis. Attenzione però, perché è molto importante valutare chi e cosa ti propongono e chi e cosa ti verrà installato a casa tua. Perché? Perché l'impianto rimarrà a casa tua per i prossimi 20 anni. Quindi, anche se è quasi completamente gratis, è importante fare la scelta giusta per non incappare in errori che ti potrebbero costare caro in futuro. Appena finito il 110%. Allora, partiamo dall'acqua calda sanitaria, quindi l'arrivo da parte dell'acquedotto è stato messo un filtro e poi vaso di espansione. Mi raccomando, vaso di espansione sempre prima dell'acqua calda, altrimenti non lavora in modo corretto. Poi, come vedi, ci sono le tubazioni in rame che collegano il bollitore dell'acqua calda sanitaria. Qui invece abbiamo l'attacco del ricircolo. Questa pompa permette di far girare l'acqua continuamente all'interno di un anello per trovarti l'acqua calda subito nei rubinetti. Passiamo poi invece alla parte di riscaldamento. Come vedi, l'impianto è stato realizzato in due modalità diverse. Abbiamo la parte in rame per l'acqua calda sanitaria e invece poi abbiamo l'acciaio al carbonio a pressare per tutto quello che riguarda il riscaldamento. Questo impianto fa solo riscaldamento, non raffrescamento, quindi non sarà coibentato. In più, avendo un impianto a bassa temperatura, le dispersioni comunque sono ridotte. E il cliente ha chiesto anche di avere comunque un attimo di riscaldamento nella centrale termica per poter poi stendere anche i panni. Abbiamo quindi l'unità esterna, quindi una macchina posizionata all'esterno, come vedi, sopra una platea. Il collegamento tra macchina esterna e centrale termica è stato fatto con tubazioni da teleriscaldamento. Perché queste tubazioni? Perché? Perché sono molto isolate e permettono di non raffreddare l'acqua nel tragitto tra l'unità esterna e l'unità interna. In questo caso avevamo quasi 16 metri, quindi sarebbe calore disperso inutilmente. Questo è il tubo che ti dicevo da teleriscaldamento, infatti esce così con l'isolante e permette di avere effettivamente un ottimo risultato. E poi c'è il collegamento con l'unità interna. Ecco, nell'unità interna abbiamo una serie di componenti come la valvola a tre vie, il defangatore, le resistenze elettriche in caso di anomalia e abbiamo anche il puffer da 40 litri. E poi attraverso delle pompe di rilancio, questi sono moduli di rilancio, che mandano l'acqua nell'impianto. Abbiamo tre piani di casa, una casa da 250 metri quadri, che vanno a spillare dal puffer qua dietro. Vi faccio vedere, sono pompe svizzere che vengono regolate attraverso la centralina della pompa di calore. Quindi tutto il sistema è regolato e controllato dalla macchina, quindi dalla pompa di calore. Il cliente poi con un'applicazione sul telefono o attraverso il computer potrà gestirsi il suo impianto ovunque esso si trovi. A questo punto l'acqua che torna indietro dall'impianto di riscaldamento passa attraverso un filtro magnetico, quindi che permette di trattenere tutte le impurità legate alla magnetite. C'è poi il vaso di espansione sul ritorno, ecco, anche questo va sempre messo sul ritorno perché trova l'acqua più fredda e quindi non si rovina, per poi tornare l'acqua all'interno dell'unità interna e attraverso la tubazione che abbiamo visto verso l'unità esterna. Quindi la macchina continuerà a scaldare l'acqua attraverso questo circuito per poi spillarla verso l'impianto. Bene, se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, mantenendo il tuo impianto e sfruttandolo al massimo, e magari sfruttare anche il tuo impianto fotovoltaico, allora scrivi nei commenti qui sotto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.